Buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto di commentare l'attentato che ieri sera ha subito Donald Trump, candidato presidenziale alle elezioni del 5 novembre 2024 negli Stati Uniti. Ma è un attentato che sotto nasconde molto. Anzitutto l'attentatore ventenne è riuscito ad arrivare a circa 150 metri dal candidato presidente. Ha sparato con un fucile F-15 e poi successivamente un cecchino dei servizi di sicurezza statunitensi lo ha eliminato. La vittima si chiamava Thomas Crowe. Thomas Crowe, non si sa chi lo ha mandato, si può solo presumere. Di certo è allarmante l'escalation perché qualche giorno fa c'è stato il furto di materiale fissile in Ucraina, di produzione russa o sovietica, con l'obiettivo di fare degli attentati in Europa, attribuendo la responsabilità quindi ai russi perché il materiale fissile si sarebbe facilmente potuto ricondurre a loro come produttori. È evidente che si stanno confrontando due visioni del mondo assolutamente alternative, non sono gli Stati Uniti contro la Russia, ma due anime contrapposte dell'elite, quindi da una parte ci sono i cosiddetti mondialisti, quindi quelli che vogliono una società diciamo fluida, quindi gender fluid, quindi LGBT+, quindi un reddito universale di cittadinanza e una moneta unica mondiale. Dall'altra parte c'è un diverso approccio, se vogliamo più tradizionalista. Allo stato delle cose sembrerebbe che la parte soccombente, quindi quella che può essere connotata come mafia kazara, sia la parte soccombente. Quindi è evidente che da qui, quantomeno alla data delle future probabili elezioni statunitensi, faranno di tutto per cercare di creare degli impicci. Qualcuno ha ipotizzato che l'attentato di ieri sera sia costruito ad arte. Ho dei dubbi, anche perché c'è una vittima, ci sono almeno due feriti e quindi questo lascia presupporre che nel sistema di sicurezza del candidato Trump ci sia stata qualche falla. Detto questo, è ancora forse presto per poter esprimersi in maniera più precisa. Questa è l'opinione mia personale e quindi ovviamente fallibile. Ed è un'opinione basata su quelle che sono le informazioni fresche appena giunte. Penso che, come ho già anticipato, lo scenario che ci aspetta da oggi, 14 luglio, andare al 5 novembre, potrà essere facilmente quello dell'escalation. Quindi, c'è da augurarsi che prevalga il buon senso e il mio auspicio è che l'Italia si sfili da questa incredibile circostanza dove noi siamo di fatto trascinati in una guerra che non ci appartiene e da cui non abbiamo alcun beneficio. Quindi mi auguro che l'Italia si trasformi in stato neutrale quanto prima possibile. Grazie per chi mi ha ascoltato e a presto.